Kartika Deita, Kartika Deita, 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 De
Quello che avete appena visto è un piccolo pezzo di repertorio di danza Odissi, che è una danza che viene dall'est dell'India, dallo stato dell'Orissa, detto anche Odisha, da cui Odissi. È un'antica danza di cui si trovano tracce già nel secondo secolo d.C. ed è una danza di origine religiosa, di origine devozionale, un po' perché è una meditazione in movimento, un po' perché i movimenti sono presi dalle statue. Se voi guardate i templi dell'Orissa, hanno gli stessi movimenti senza movimento che ho fatto io adesso. E la danza in India è sacra. Si dice che ovunque una danzatrice posi sui piedi, quel suolo è sacro. Ma cosa c'entro io con l'Odissi, che sono nata a Torino? Succede questo, io sono curiosa, danzo da sempre. Nel 2009, passeggiando per Torino, vedo una locandina, corso di danza indiana Odissi, e vedo una ragazza di Schiena con dei costumi tipo questo, con questi gioielli, e già rimango abbastanza attratta. E poi vado a fare una lezione di prova. Questa ragazza si chiama Daphne Carli e ha portato questa danza dall'India dopo essere stata 7 anni là. A fare questo corso io incontro Sara e Lucrezia, che sono due ragazze più giovani di me. Io quando comincio ho quasi 40 anni, loro invece ne hanno molti meno, una ventina in meno. E poco per volta ci appassioniamo, anche se è una danza molto complessa, non so se si vede. E quindi a un certo punto la nostra insegnante invita dall'Orissa due maestri indiani, molto giovani, ma molto promettenti, che si chiamano Lingaraj Pradhan e Sanjukta Dutta Pradhan. E noi facciamo un workshop con loro di una settimana, intensissimo. Lavoriamo tutti i giorni, un sacco di ore. Al terzo giorno io non riesco neanche più a fare le scale, tanto è il dolore. Ma comunque andiamo avanti. E loro ci danno anche un po' un compito, che è quello di diffondere l'Odissi nel mondo, che ci sembra un po' impegnativo. Comunque, cosa succede? Che Sara e Lucrezia vanno in India, due volte in momenti diversi, ognuna per conto suo. Poi nel 2014 tornano questi maestri e loro mi dicono: noi andiamo in India insieme, vieni con noi? E io dico: ma no, certo che no, ho 40 anni di più, lavoro, ho un menisco rotto, ho dei problemi di cervicale, no, certo, non posso venire. Però quando è che partite? E parto. E parto e faccio benissimo, perché abbiamo la fortuna di vivere un'esperienza meravigliosa e molto faticosa anche, nel senso che viviamo in una casa indiana. Quindi viviamo con tutte ragazze che studiano questa danza e vengono dal Giappone, dall'America, da altri stati dell'India. Frequentiamo una scuola tipica indiana. In India c'è molto la tradizione del guru, il maestro, e ci sono ancora scuole dove gli allievi vivono col maestro, dormono insieme, mangiano insieme, cucinano insieme. E noi andiamo in una scuola fatta così, una scuola maschile, tra l'altro. Quindi noi siamo donne bianche. E siamo le più scarse della classe, nell'ultima fila, a cercare di scimmiottare. Questo fa molto bene al nostro ego. In realtà il metodo indiano prevede di distruggere molto l'ego, no? Noi quando andiamo a lezioni di danza qua ci mettiamo in prima fila, cioè cerchiamo di farci vedere. In India invece il vero valore è essere gli allievi del proprio maestro e portare avanti la tradizione dei maestri. Comunque, questa esperienza indiana è faticosissima. Perché? Il nostro corpo non è proprio abituato né a quel caldo né a quei movimenti lì. Quindi abbiamo proprio il dolore nelle ossa e la fatica. Noi non abbiamo quell'apertura delle anche che hanno gli indiani che si siedono a gambe incrociate sempre. Noi non siamo capaci a stare tutte quelle ore a fare le stesse cose. In più c'è proprio una cultura diversa. Per esempio, in India vi può capitare che qualcuno vi inviti a cena a casa. Non vi stupite, la cena è tutto al contrario, come un film arrotolato, nel senso che normalmente noi andiamo a cena da qualcuno, mangiamo e poi chiacchieriamo. In India va al contrario, voi arrivate a cena, chiacchierate ore. Di solito gli uomini intrattengono gli ospiti, le donne cucinano. Finita questa fase, si mangia e appena avete finito di mangiare, arriva qualcuno che vi accompagna alla porta e dice: "And now you go." Ora vai. E tu dici: "Ma cosa ho sbagliato? Cosa ho fatto che non va?" Niente, semplicemente la parte conviviale è prima. Quindi insomma, in tutte queste fatiche, proprio la fatica anche fisica, lo spaesamento, tutte le abitudini diverse, ogni tanto è faticoso, diciamo che ogni tanto viene qualche momento di sconforto. Però io ho una bella squadra. Allora, c'è un proverbio indiano che dice: quando vedi tutto grigio, sposta l'elefante. Allora, io da solo ho provato a spostare l'elefante, ma quando hai il dolore nelle ginocchia, il sudore da tutte le parti, fa caldo, l'elefante non si vuole spostare. È pesante, è forte e non vi darà retta. Ma
se ci provate con qualcun altro, io avevo le mie due amiche, avevo i miei due maestri, avevo l'ingarage a San Giusto, insomma tutti insieme, a furia di spingere, l'elefante poco per volta si è riuscito ad allontanarlo. Quando siamo tornate in Italia, con le mie due amiche abbiamo aperto un gruppo che si chiama Kalinga, abbiamo cominciato a fare performance, come quella che avete visto adesso. Tutto questo per raccontarvi che cosa? Cosa ha insegnato a me, lo dissi. A me ha insegnato questo: se c'è qualcosa che ci piace, non ci sono scuse. Non c'è il menisco, tutte le scuse che mi raccontavo io. Abbiamo veramente tutti il diritto di essere felici e di cercare una vita che perlomeno ci assomigli. Quindi il mio suggerimento è questo: se c'è qualcosa che vi piace, che vi appassiona, partite, partite subito e immergetevi completamente nel bene e nel male, con le lacrime, il sudore, con tutte queste cose, le risate, perché ci sono anche quelle. E se potete, fatelo con qualcuno. Perché, e qui mi viene in aiuto invece un proverbio africano, se è vero che da soli si va più veloce, insieme si va più lontano. Grazie.